Luoghi, il luogo giusto per capire lo spirito imprenditoriale e commerciale di Genova. Come fare se il popolo vuole una chiesa e i potenti del momento, i Lomellini, hanno altre idee per quest'area? Continuate a seguire il video e lo scoprirete. San Pietro della Porta è una chiesa e quindi ha vinto il popolo? Non esattamente. I Lomellini, sul finire del Cinquecento, volevano creare una zona commerciale e allora l'idea. Un compromesso tra sacro e profano per accontentare il popolo e finanziare la costruzione della chiesa stessa, senza rinunciare ai propri intenti commerciali. La chiesa, probabilmente unica al mondo, fu finanziata dai negozianti e vedete, si può fare il giro. E questa via si chiama ancora Vico delle Compere. Forse i Lomellini non lo sapevano, ma avevano inventato quello che oggi noi chiamiamo centro commerciale e con tanto di sponsorizzazione. Tutto il piano terra è ancora oggi sede di negozi, allora di botteghe e di piccoli uffici per concludere affari, in genovese scagni. Mi trovo sul retro della chiesa di San Pietro della Porta. Si chiama così perché nel X secolo, dove ora c'è l'archivolto che porta in piazza Cinque Lampadi, prima c'era una porta che si apriva nelle mura della città. Adesso saliamo le scalinate della chiesa perché vorrei farvi vedere dall'alto un palazzo altrettanto importante. E guardate, affacciandomi dalla chiesa, nella stessa piazza troviamo la loggia dei mercanti, una costruzione sempre del 1500. Era la borsa valori e borsa merci di Genova. Anche se a dirla tutta, Genova una sua borsa l'aveva sempre avuta, proprio qui, grazie alla vicinanza del porto e al transito delle merci. In questa piazza, già nel XIV secolo, banchieri, notai e cambiavalute esercitavano l'arte del cambio, facendo la fortuna della grande Repubblica di Genova. Se vi è piaciuto questo video, cliccate mi piace e condividetelo e non dimenticatevi di iscrivervi ai canali di ZenaZone. Ciao ciao! Guardatela bene, la chiesa è al primo piano ed è accessibile. We'll be right back.